Il buongiorno al responsabile giustizia del Partito Democratico Walter Verini, che vedo collegato. Buongiorno Verini. Buongiorno. E vedo collegato anche il responsabile economico della Lega Bagnai. Buongiorno, come sta? Buongiorno, bene, grazie. Allora, parto da Verini perché allora. Ieri abbiamo sentito le parole di Conte, oggi è una giornata molto importante perché c'è un vertice straordinario a Bruxelles, vertice straordinario appunto proprio per il Covid. Oggi Fabio Martini sulla stampa parla addirittura della possibilità di un'intesa a livello europeo per provare a coordinarsi praticamente per quanto riguarda le ricette. In questo momento le attività del governo tenderanno da qui ai prossimi giorni a coinvolgere anche le opposizioni, a cercare di trovare, diciamo, un quadro di insieme per dei provvedimenti, per dare anche un segnale di unità al Paese? Guardi, il mio in questo senso non è un auspicio, io penso che questa sia una necessità. Il governo, senza avere incertezze, ma seguendo come ha seguito i pronunciamenti del comitato tecnico scientifico, perché è su questo che il governo ha basato le sue scelte, è necessario coinvolgere nella distinzione di ruoli l'opposizione, le quali invece di giocare al tanto peggio tanto meglio, o alcune, non tutte, alcune opposizioni addirittura lisciare il pelo a qualche delinquente che soffia sul fuoco delle legittime e comprensibili proteste delle categorie, io penso che anche l'opposizione dovrebbe dare una mano invece di lavorare per, diciamo, secondo me, contro l'interesse nazionale. E Bagnai, da questo punto di vista, insomma, ieri abbiamo ampiamente commentato l'intervista al giornale di Silvio Berlusconi e la disponibilità dei voti di Forza Italia in questo momento, in questa fase così critica. Alle parole di Verini, come risponde? E come risponde a questa disponibilità da parte di Berlusconi? Se è la stessa anche da parte della Lega e a quali condizioni? Le parole di Verini sono bellissime, sono molto lieto di conoscere questo collega qui da voi in trasmissione. Anzi, buongiorno dottor Pennacchioli, è un po' che non ci vediamo, mi fa piacere rivederla. Anche a me. Sono delle bellissime parole. Io il dottor Verini non l'avevo visto prima perché lui si occupa di giustizia e io mi occupo di economia. Occupandomi di economia ho seguito per il mio partito praticamente tutti i decreti che sono stati proposti dal governo. Il governo non ha mai preso in considerazione alcuna proposta di queste opposizioni. Quindi che adesso, diciamo così, ci si presenti in televisione con parole assolutamente condivisibili, per carità di Dio, con questo afflato patriottico, mi lascia intuire una cosa che credo i cittadini abbiano capito. Questo governo ha fallito e vuole fondamentalmente socializzare la sua perdita chiamando in correità le opposizioni, che, vorrei dirlo, non hanno mai avuto un atteggiamento ostruzionistico. Questo non ci può essere rimproverato. Quello che i cittadini vedono è che c'è stata un'inerzia che poi è misurabile per esempio nel numero di decreti attuativi che non sono stati fatti, è misurabile nei problemi che non sono stati affrontati, come l'adeguamento delle terapie intensive o per esempio il tema del trasporto pubblico locale. Però noi non vogliamo puntare il dito accusatore contro questo governo, nel senso che queste responsabilità sono oggettive, i cittadini le sanno. Se vogliamo veramente avviare un percorso di cooperazione, io direi che per capire se questo percorso è genuino o no, c'è un indicatore molto semplice: si smetta di parlare di tavoli, di sedi extraparlamentari, di comitati che lavorano in modo opaco, si valorizzi il Parlamento, si venga in Parlamento. Ultimamente il presidente Conte è tornato, però, diciamo così, l'arroganza che ha dimostrato nei primi mesi della crisi purtroppo ci fa intuire che questa sua frequenza maggiore verso il Parlamento è più un segno di debolezza che di disponibilità. Però volevo fare una domanda a Bagnai. Posso fare una domanda a Bagnai? 30 secondi perché poi mi devo collegare secondi. Con Milano. Ma lei è d'accordo con la proposta del suo partito di un comitato scientifico lottizzato in Parlamento? Ma non capisco perché definirlo lottizzato.
Noi abbiamo effettivamente un comitato scientifico ombra. Mi è uscita così perché mi ricordo delle cose che diceva la Lega sulle lottizzazioni, quindi mi è venuta lottizzato, però c'ha ragione. In quota dei parlamentari, la dico in italiano più pulito e più Guardi, sarebbe opportuno che allora precisiamo una cosa, su come stia operando, come sia stato nominato, in base a quali criteri, il comitato tecnico scientifico che di fatto in questo momento è il dominus della situazione, quello governativo, si sa molto poco. Gli stessi verbali di questo comitato tecnico scientifico sono stati desecretati solo in parte, non si riesce a capire perché neanche i parlamentari Bagnai, visto che abbiamo un componente del comitato, visto che abbiamo un componente del comitato, mi stava dicendo Ricaldi, no, ma scusi, non poteva professore, non la voglio far entrare. No, io sono assolutamente un secondo Bagnai, professor Ricaldi, perché poi la devo lasciare. Mi perdoni, se mi fa rispondere alla dottoressa, io no, perché ha fatto una domanda sul comitato tecnico scientifico. Siccome abbiamo un rappresentante del comitato tecnico scientifico, lei ha detto che il comitato scientifico è trasparente, abbiamo il comitato scientifico in persona. La nomina del comitato tecnico scientifico, professore Ricaldi, come è avvenuta? Guardi, io non conosco i dettagli, è un organo appunto che il Ministro della Salute ha deciso di attivare in urgenza quando ovviamente c'era una situazione che non si riusciva a comprendere, per avere appunto uno strumento di riscontro rispetto a quelle che sono le evidenze scientifiche sull'argomento, che ripeto sono ancora adesso poche, allora erano sostanzialmente nulle. Io le posso dire che personalmente sono il presidente della Società Italiana di Pneumologia, quindi diciamo il pneumologo per il suo ruolo, è abbastanza insomma utile in un caso di polmonite, certo. Le posso dire che c'è il presidente della Società Italiana di Pediatria, le posso dire che c'è il presidente, il past president della Società Europea di Rianimazione e Anestesia, quindi quel lato tecnico secondo me, poi si può discutere tutto, magari c'erano dei colleghi molto più bravi di me, però ha dato, credo, una copertura e sta dando ancora una copertura abbastanza decente a quello che stiamo facendo. Perfetto, è stato per chiarissimo, cui, ecco, è stato chiarissimo, professore. Sì, perdonate, il tema non è la competenza degli esperti, io saluto il professore, sono assolutamente convinto che nel suo campo sarà assolutamente qualificato. Il tema che ponevo era un altro, era quello della condivisione dei risultati tecnico-scientifici con il Parlamento. Questa che condivisione cosa, non c'è certo stata, ma non è una responsabilità del professore. Noi parlamentari vorremmo avere degli elementi per capire che cosa sta succedendo. Tutto qui, ma il professore non c'entra in questo. Quindi la questa trasparenza degli atti, non la nomina del Parlamento. Scusi, la trasparenza degli atti che lei dice, non la nomina dal Parlamento. Perché sembra un po' che la Lega ma voglia... Ma io non sto parlando suoi... di nomine dal Parlamento, sto parlando semplicemente del fatto che se... si decidesse in sede parlamentare, come si fa normalmente, per esempio di insediare una commissione parlamentare che seguisse il tema Covid, quella commissione, come tutte le commissioni per esempio bicamerali, potrebbe tranquillamente decidere di chiamare degli esperti, potrebbe anche chiamare il professore che avete appena fatto apparire magicamente sullo schermo. No, perché c'era no? Da prima, però in questo modo c'era da prima Bagnai, degli elementi su cui decidere per controllare l'operato. Una sorta di camera di compensazione, ecco, diciamo così, tra il comitato tecnico, posso? Insomma, no, e governativo. Senza anche qui, senza polemiche, prima si faceva riferimento alla, tra virgolette, lottizzazione di un nuovo comitato tecnico scientifico, così era la butade, però c'è del vero, perché dietro quella richiesta di Salvini c'è una sorta di volontà di delegittimare un organismo, che è un organismo tecnico, ci sono, come abbiamo sentito, gli esperti, i presidenti delle società italiane delle varie branche mediche, ci sono il direttore generale dello Spallanzani, c'è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè è un organismo tecnico-scientifico, come dice il suo nome, che raccoglie pareri e poi alla fine esprime. Noi dovremmo pure affidarci a qualcuno, tuttavia io vedo un rischio, io non so se Bagnai vuole delegittimare lui personalmente il CTS, mi pare di no, non ha detto questo, e tuttavia il rischio c'è. Cerchiamo invece di affidarci con fiducia. Bagnai, a parte insomma adesso rispondere a Verini, oggi ci sarà questo vertice europeo straordinario per quanto riguarda la gestione del Covid. In questo dibattito tra Parlamento europeo e Consiglio europeo sul Recovery Fund, chi è che ha ragione? Lo chiedo a uno che non è, diciamo, da questo punto di vista uno dei maggiori sponsor dell'Unione europea in questa fase.
Le rispondo subito, ma prima mi consenta di entrare nel merito di un'osservazione fatta dall'onorevole Verini, perché è abbastanza significativa della regressione culturale cui ci sta condannando, ahimè, questa maggioranza. Nel senso che l'esigenza da parte dei parlamentari di essere informati correttamente su ciò che accade non deve essere demonizzata. Parlare di lottizzazione, come ha fatto la dottoressa Preziosi, o parlare di una volontà di delegittimare la scienza, come ha fatto l'onorevole Verini, richiederebbe che si aprisse un dibattito, diciamo, serio sui rapporti fra scienza e politica. Io mi limito a dire una cosa: al tempo di Galilei la scienza con la S maiuscola era rappresentata da San Roberto Bellarmino, il quale, come dire, prese una grossa cantonata, il che non gli impedì di fare carriera politica, tant'è vero che divenne santo. Peccato che aveva ragione Galilei. Sono sempre esistite delle opinioni diverse, poi naturalmente il tempo è galantuomo, ma la volontà che il PD ha di soffocare il dibattito in questo, diciamo, periodo, che gli strumenti che abbiamo adesso a disposizione sono un po' diversi. Chiusa questa parentesi, se posso. Prego. No, prego, prego, l'ascolto molto volentieri. Ho capito che sono qui per ascoltare, quindi l'ascolto volentieri. Che no, ma è anche qui per parlare, è sempre un piacere, quindi ci mancherebbe. Allora proseguo? Prego. Guardi, prego. Le faccio un'osservazione costruttiva, visto che è stato chiesto di essere costruttivi. Siccome noi dell'opposizione sappiamo, perché siamo in contatto costante con i territori, con i governatori, che oggettivamente la situazione è seria e che quindi ci potrebbe essere l'esigenza di prendere ulteriori misure restrittive, quello che noi vorremmo chiedere al governo, se ci fosse possibile parlare col governo, è questo: si stabilisca un percorso, si definiscano dei parametri di pericolosità oggettiva della situazione, non so, la saturazione delle terapie intensive, per esempio, e si dica fin da ora quali sono le misure che il governo intende prendere se si dovesse arrivare a un'incrudescenza della situazione, definendo degli step. Perché le chiarisco qual è il problema dal punto di vista dell'economista, poi se posso aggiungo anche una cosa in tema giustizia, mi affido al suo buon cuore. Dal punto di vista dell'economista, consideriamo un imprenditore, qui abbiamo la situazione di persone che hanno fatto investimenti per mettersi in regola con tutta una serie di protocolli, che ovviamente non contesto, sono stati decisi e va bene così. Dopo che hanno fatto degli investimenti, sono stati limitati nella loro attività economica. In questo momento, per esempio, assumere una persona o acquistare un macchinario o adeguare un locale è qualcosa che non si fa. La classe imprenditoriale è paralizzata da questa incertezza normativa, da questo accavallarsi di DPCM, che fra l'altro, non voglio essere polemico, ma ha anche una dimensione tattica. Per quel che riguarda poi da parte del governo, perché è evidente che il governo sta cercando di scaricare, come ha fatto fin dall'inizio, sugli enti locali il peso politico di prendere delle decisioni necessariamente impopolari. Però insomma, vabbè, questo Bagnaio, la batterò sulla giustizia, per perché poi devo tornare a Milano. Posso dire una cosa? Prego. Posso dire una cosa? Prego. Dopo i tribunali di cui avete parlato e su cui ci sarebbe qualcosa da aggiungere, ci sono le carceri, qualche volta, la maggior parte delle volte giustamente, e in alcuni casi per errore giudiziario. La situazione delle carceri sta diventando ingestibile e di questo non si parla. Il ministro Bonafede è stato uno dei più inerti nell'affrontare i problemi. Le cose di cui parlavate nell'ultimo decreto sono molto lieto, sono cose di buon senso. Per esempio, non costringere, per esempio, gli avvocati a recarsi nei tribunali per trasmettere i documenti. Mi scuso con l'onorevole Verini, ho detto una cosa ingiusta. Non è vero che il governo non ci ascolta. Queste cose che sono state fatte nell'ultimo decreto sulla giustizia sono chieste dalla senatrice Bongiorno, responsabile giustizia della Lega, da mesi, e finalmente sono state fatte perché sono cose di buon senso. Bene, ovviamente il governo se ne prende il merito. Quando noi vogliamo dirle, diciamo, in televisione ci parlano sopra. Tutto qui, non è che... Però non mi lamento, io... Un diciamo, nanosecondo, solo una battuta. Va benissimo. Solo una battuta, l'abbiamo ascoltata. No, perché sta parlando, sta parlando sopra Bagnai. Ma marzo, che i soldi non sarebbero arrivati in tempo. Allora, no, per ricordare che anche in questo decreto ristori ci sono anche novità per quanto riguarda la detenzione domiciliare e i provvedimenti di semilibertà e permessi premio. Ma devo andare a Milano, perché abbiamo i tempi strettissimi. Se vuole un tweet, dottoressa, glielo dedico subito. No, no, non a lei, scusi, vorrei farglielo io, però se lei mi vuole mandare un tweet, l'ascolto pure. No, volevo dire che da lei mi aspettavo che mi contestasse che il Parlamento, il Comitato Ombra poteva assomigliare a delle cose, diciamo, laburiste, cose così. Invece mi ha contestato la questione della lottizzazione. Non è colpa mia se Salvini ha detto che serviva un Comitato Scientifico Ombra per fare da controcanto al Comitato Scientifico
ufficiale. Lei l'ha messa sotto la voce del degrado della sinistra. Ma è la parola lottizzazione. Sotto la voce del degrado della sinistra. Io accetto volentieri, per carità. Mi aspettavo... Io l'accetto perché quindi lei mi sta dicendo da per un leghista che si parli di una sinistra degradata ci sta. Fate una cosa, poi consegnerò i numeri. Io ringrazio Bagnai, ringrazio Verini, ringrazio Francesco Del Vigo. Tra Dottor poco ci raggiungerà. Mi perdoni, scusi, mi perdoni, mi fa fare una rapida constatazione. Prima abbiamo detto che avevamo risolto tutto sul fronte della giustizia e poi invece tra secolo perché degli operatori del settore della giustizia dicono che ci sono ancora molte questioni. No, ma nessuno ha detto che è stato risolto tutto. Allora forse devo dare più retta alla collega Pozzolo. Ma nessuno ha detto. Nessuno ha detto che è stato risolto. Ci sono tantissimi problemi che ci vorrebbero decenni, insomma, per risolvere per quanto riguarda la giustizia. I telespettatori lo hanno visto. Ma lo hanno anche capito molto bene. Se lei mi desse retta io penserei di aver sbagliato qualcosa. Grazie Bagnai, grazie Verini, grazie Francesco Del Vigo.